Solitamente le persone si appassionano molto di più al folklore degli altri paesi, il folklore giapponese, il folklore celtico, pensando che magari possa essere molto più interessante, molto più fantasy di quello che abbiamo noi, ma in realtà l'Italia è pienissima di leggende molto strane, molto piene di magia. Infatti le storie che potrete leggere sono più di 20, completamente a colori, si leggono tutte d'un fiato, però in qualche modo rimangono impresse. Folklore Espresso è il titolo della storia che ho sceneggiato ed è anche il titolo della stessa raccolta. Ci sono due ragazzi che su un treno incontrano uno strano vecchio signore. E dato che questo viaggio dura veramente tanto e si stanno annoiando, internet gli è finito, questo strano signore comincia a raccontare loro le leggende che fanno parte del folklore italiano. E i ragazzi dapprima credono che sia una roba noiosa, una roba vecchia, ma grazie a questo strano signore si rendono conto di quanto sia fantasy l'Italia. Questa storia è stata sceneggiata da me e disegnata da Cristiano Troiani e colorata da Lorenzo Scaramella e introduce tutte le altre storie del volume che sono state fatte da altri colleghi della Scuola Romana dei Fumetti. Ognuna delle storie racconta una leggenda italiana proveniente sia da nord che da sud. Ogni persona ha parlato di leggende che o già conosceva oppure che ha scoperto facendo delle ricerche. Avevamo proprio la voglia di portare fuori le storie che abbiamo imparato dai nostri nonni, dalle mamme, iniziare il nostro percorso con un'autoproduzione in cui abbiamo imparato tutti insieme a mettere le nostre storie, le nostre idee su carta e inchiostro. Ciascuno ha portato la sua preferita, la mia è chiaramente Tallata Murriata Nera, perché io sono napoletana e perché questa canzone io sono cresciuta. Eppure anche per me che sono napoletana era quasi difficile capire cosa volesse dire e il piacere era quello di far conoscere a tutti questa meravigliosa storia. Qui a Romix siamo venuti a presentare il nostro fumetto e il disegno dal vero per me è stato abbastanza scioccante. Io uso fare sketch, però diciamo che ho sempre più tempo. Infatti dopo 10 minuti io pensavo di poter fare degli sketch più miei personali. Invece si avvicinano questi bambini con due occhi grandi così. Ma me lo fai Venom? Mi fai Capitan America? Io sì, tranquillissimo, lo faccio. E dopo 10 minuti volevo andare in bagno a piangere. È stato super complicato fare sketch al vero. Però poi dopo mi sono resa conto che era facile, la gente apprezza, sono contenti quando ti vedono impegnarti per qualcosa e penso che mi siano venuti anche abbastanza bene, dai, sono contenta. Le lezioni con la SRF per me sono state fondamentali, io veramente avrei difficoltà a pensare di arrivare a questo punto senza aver avuto il sostegno della scuola, tutte le sfide che ci hanno posto, il disegno fuori dalla comfort zone, è una sfida tutti i giorni, eppure mentre proprio nel farla trovi quel piacere, quella forza, la passione bruciante di cui si parla in genere, lì è uscire proprio a fare questo genere di esperienze. E davvero la SRF secondo me può dare tutti gli strumenti possibili per persone che vogliono affrontare questa avventura, ma anche per chi lo fa soltanto per passione. È comunque un percorso di esplorazione imprescindibile per chi ama il disegno e chi ha deciso di farlo.